L'ospedale di Vaio è dotato di 214 posti letto, di cui 198 ordinari e 16 di day hospital. Comprende tutte le specialità di base e alcune funzioni specialistiche come neurologia, urologia, ortopedia, cardiologia, ostetricia e ginecologia, terapia iperbarica, rianimazione, pronto soccorso e medicina d'urgenza, oltre ai servizi di laboratorio e radiologia. Il nuovo pronto soccorso ha raddoppiato le sue dimensioni ed è in corso un ulteriore ampliamento con la realizzazione di una nuova ala. Oggi andiamo a conoscere tre eccellenze della struttura: la chirurgia endoscopica digestiva e gastroenterologia, il reparto di ostetricia ed infine l'unità operativa di chirurgia generale, approfondendo la speciale tecnica di intervento effettuata a Vaio con il verde di indocianina. Presso la chirurgia endoscopica digestiva e gastroenterologia sono consolidati i sistemi di intervento mini-invasivi come la dissezione endoscopica sottomucosa. La unità operativa di endoscopia digestiva e gastroenterologia consta di un organico di 10 medici e 20 unità infermieristiche che operano non solo qui nella sede principale di Vaio, ma anche in sedi esterne ubicate nei poli sanitari di Colorno, San Secondo, Fornovo e Borgotaro. Il core dell'attività dell'unità operativa è rappresentata dalla endoscopia digestiva, da questi esami che qui nella sede di Vaio vengono erogati su tre sale con apparecchiature di ultimissima generazione che consentono indubbiamente di avere delle diagnosi molto precoci. Infatti la tecnologia che utilizziamo ci consente di arrivare precocemente alla diagnosi e questo è molto importante in alcune malattie dell'apparato digerente come i tumori, in quanto precocità di diagnosi qui significa guarigione. La tecnologia tra l'altro che utilizziamo è rappresentata anche da sistemi innovativi come il sistema Fuse, che è caratterizzato da sonde che ampliano il normale campo di visione all'interno dell'intestino fino ad arrivare a quello di 360 gradi, quindi un valore molto importante. Oltre alla tecnologia, l'utilizzo di farmaci per la sedazione, ma anche il miglioramento delle soluzioni da assumere per la preparazione intestinale fanno sì che oggi l'endoscopia digestiva non dia più fastidi o dolori ai pazienti che si sottopongono a questi esami. La dissezione endoscopica sottomucosa è una nuova metodica che si è sviluppata in Giappone, dove esiste una elevatissima incidenza di tumori dell'apparato digerente e attualmente si sta diffondendo anche in Europa. È una vera e propria tecnica mini-invasiva in quanto si realizza durante una normale gastroscopia o colonscopia, che ci consente di fatto di asportare tumori in fase iniziale sia del tratto digestivo superiore che inferiore, senza evitando così l'intervento chirurgico tradizionale. Oggi stimiamo che il numero di persone elegibili per questa metodica siano circa un centinaio, numero destinato a crescere grazie anche al miglioramento tecnologico, ma anche alla diffusione di programmi di prevenzione per lo screening come quelli per il tumore del colon retto. Il reparto si avvale anche di innovativi test del respiro e di un sistema ispezione mediante l'utilizzo di una videocapsula, che può essere anche orientata attraverso l'ausilio di un magnete esterno. I test del respiro che abbiamo messo a punto qui in endoscopia digestiva sono sostanzialmente tre, e sono l'urea breath test, che ci permette di fare una diagnosi tramite una metodica non invasiva dell'infezione da Helicobacter pylori. Poi abbiamo il test al lattosio, che ci permette tramite l'ingestione da parte del paziente di questo zucchero e una rilevazione dell'aria espirata di fare diagnosi di intolleranza allo zucchero stesso, e il test al lattulosio, che invece ci permette di fare diagnosi di sovraccrescita batterica del piccolo intestino. La videocapsula invece è una metodica di studio intestinale sempre di tipo non invasivo e viene effettuata tramite l'ingestione da parte del paziente di una capsula che è dotata di una telecamera, e tramite la telecamera è in grado di inviare ad un registratore le immagini relative alla mucosa di tutto il tubo digerente. Oggi però abbiamo una capsula dotata di una doppia telecamera che è in grado di avere un'autonomia di registrazione superiore rispetto a quella dedicata all'intestino tenue, e che ci permette di studiare anche la mucosa del colon, e quindi evitando in alcuni pazienti selezionati l'endoscopia di tipo tradizionale.
Un'ulteriore innovazione che abbiamo recentemente acquisito è la possibilità, tramite una videocapsula, di pilotare tramite un magnete esterno la videocapsula a livello dello stomaco e quindi di effettuare anche uno studio delle pareti gastriche. Il reparto di ostetricia e ginecologia ha raggiunto negli anni una struttura in grado di fornire una completa e complessa assistenza, sia ambulatoriale che ospedaliera. Esistono sostanzialmente due percorsi paralleli, due binari, peraltro spesso sovrapposti e sovrapponibili. Da una parte il percorso per la gravidanza fisiologica, esiste un ambulatorio dedicato che è gestito direttamente da un'ostetrica, in cui afferiscono le pazienti dalla 36esima settimana in poi, in modo da effettuare una prima scrematura, una prima selezione, in modo da far emergere eventuali problematiche che non sono state evidenziate in precedenza. In tal caso la paziente viene immediatamente indirizzata in reparto per una valutazione medica del caso. In caso contrario, in situazioni fisiologiche, segue il percorso normale che tra l'altro prevede una serie di esami e soprattutto anche l'impostazione del percorso relativo alla parto analgesia. Questa è una situazione, una condizione estremamente importante per cui ci siamo battuti per anni e siamo riusciti ad avere effettivamente la disponibilità di un parto analgesista nelle 24 ore sempre disponibile. Complessivamente abbiamo un'adesione al parto peridurale, all'anestesia, di intorno al 40%, quindi a livello regionale è una buona media. Questi sono dati del 2017. Ovviamente il perno, soprattutto l'attività di tipo chirurgico, e qui puntiamo molto, e già abbiamo un'esperienza pluriennale sul solco tracciato dal dottor Crovini, soprattutto sulla laparoscopia, cioè un intervento chirurgico mini-invasivo che opera attraverso delle particolari strumentazioni e consente di accedere al campo operatorio intraaddominale attraverso piccole incisioni. Inoltre, a fianco a questo, è stato potenziato negli ultimi anni un ambulatorio che consente di in pratica studiare meglio la patologia del basso tratto delle vie genitali, cioè della patologia cervico-vulvo-vaginale. Infine abbiamo attrezzato un ambulatorio del pavimento pelvico in cui afferiscono le pazienti con problemi di incontinenza urinaria e in cui viene praticata una selezione, quindi la paziente una volta inquadrata viene diretta verso un percorso riabilitativo oppure verso il percorso chirurgico. Infine andiamo a conoscere il reparto di chirurgia generale e la molecola verde di indocianina utilizzata soprattutto per lo studio della vascolarizzazione del colon retto. Utilizzata a Vaio già in circa 40 casi e oggetto di uno studio europeo a Strasburgo. Oggi chirurgia generale significa parlare soprattutto di addome, prevalentemente di addome, quindi parete e i visceri contenuti, e quindi noi qui svolgiamo una chirurgia che va dalla chirurgia gastrointestinale, cioè stomaco, intestino tenue, colon, retto, alla chirurgia epatobiliare ed epatobilio pancreatica, dalle colecisti ai tumori del pancreas, tutta la chirurgia addominale in sostanza facciamo, nonché la struttura che contiene i visceri, cioè la parete addominale, vale a dire le ernie, vale a dire i laparoceli, cioè le ernie su incisioni chirurgiche. Abbiamo anche sviluppato anche la cosiddetta chirurgia bariatrica, cioè la chirurgia dell'obesità. La chirurgia, per svolgere una chirurgia del genere, noi abbiamo bisogno essenzialmente di strutture che sono molto semplici in un certo senso e anche più molto complesse se andiamo a vedere i contenuti. Relativamente semplice è un ambulatorio, gli ambulatori chirurgici. Più complesso è il pronto soccorso che ci manda malati soprattutto per patologie chirurgiche di interesse acuto, cioè ad insorgenza acuto, quindi cosiddetta chirurgia d'urgenza o di emergenza. E poi l'altra grande struttura di cui la chirurgia non può fare a meno è l'endoscopia digestiva, dove vengono diagnosticati patologie di grande interesse chirurgico come i tumori gastrointestinali, che sono soprattutto quello del colon retto e dello stomaco. E poi abbiamo una radiologia molto forte anche questa, che
è un servizio a cui di solito i pazienti non vengono diagnosticati direttamente in radiologia. La radiologia è un supporto per completamento di indagini in pazienti che abbiano già una patologia con un certo indirizzo già orientato e che debba essere operato, che abbia già un'indicazione chirurgica in sostanza. L'oralverde di indocianina è una molecola che in realtà è già molto utilizzata in altri ambiti della medicina, come per esempio l'epatologia e l'oculistica, già da diversi anni. È una molecola che sostanzialmente ha due caratteristiche principali. Una è che è un farmaco che, quando viene iniettato in vena nel paziente, si diffonde rapidamente a tutto il torrente circolatorio. La seconda caratteristica è che, quando viene illuminato da una luce particolare, una luce ad infrarossi, emette fluorescenza, cioè emette lei stessa una luce. E l'utilizzo principale che abbiamo fatto del verde di indocianina nel nostro reparto è stato per lo studio della vascolarizzazione del colon retto, quindi lo utilizziamo soprattutto in chirurgia laparoscopica colorettale, in quanto una delle complicanze più temibili di questa chirurgia è la fistola anastomotica, cioè la mancata tenuta fra due parti dell'intestino che andiamo a cucire. E uno dei fattori che influenza la tenuta di questa cucitura è la vascolarizzazione. Quindi la possibilità di avere in tempo reale uno studio della vascolarizzazione delle parti dell'intestino che noi andremo a cucire potrebbe consentire di ridurre questa complicanza. Ci sono poi altri ambiti di utilizzo di questa molecola del verde di indocianina, che sono l'identificazione di alcune strutture, come per esempio l'uretere, quando questo è molto vicino al tumore. Iniettandolo dal catetere vescicale si può identificare l'uretere e quindi evitare di lesionarlo. E un campo invece più recente è quello dello studio del drenaggio linfatico del tumore, quindi iniettando questa sostanza vicino al tumore, vicino alla neoplasia, questo può consentire di studiare il drenaggio linfatico, l'identificazione del linfonodo sentinella, quello che viene fatto un po' per altri tipi di tumore, come per esempio il tumore della mammella o il melanoma, e quindi andare a togliere questo linfonodo per vedere se è indicativo dello stadio dei linfonodi di tutta la malattia. Stiamo partecipando ad uno studio europeo, un registro europeo, che raccoglie tutti i casi fatti con l'utilizzo del verde di indocianina. E questa è una ricerca condotta da un istituto che ha sede a Strasburgo, l'Istituto di Chirurgia, guidato dalle immagini. Quindi nella nostra esperienza abbiamo circa 40 casi fino ad oggi in cui abbiamo utilizzato questa molecola nel tumore del colon retto per la vascolarizzazione, e da novembre 2017 una decina di casi invece di studio del linfonodo sentinella.